13 posti in più, 13 letti preziosi per la terapia subintensiva delle malattie infettive e della pneumologia. Oggi reparti Covid, ma un domani che si spera vicino per pazienti, fra virgolette, normali. La dotazione aggiuntiva della Santissima Annunziata di Chieti è stata presentata oggi. L'occasione anche per fare il punto su vaccini e contagi. Proprio oggi in una conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto di poter avere più vaccini, quindi il problema non è il tampone, ma soprattutto avere vaccini, che risulta essere l'arma più importante per combattere questa pandemia. Il governo Cernale ha esaminato queste richieste, consapevole di questo fabbisogno, si sta valutando anche la possibilità di dare un'unica somministrazione di alcuni vaccini come l'AstraZeneca per permettere a un maggior numero della popolazione di essere vaccinato. Se da parte del governo e del commissario ci fossero le condizioni per soddisfare la richiesta di chi sostiene questa tesi che noi condividiamo, che aumentare la vaccinazione nei luoghi dove è più grave il virus è opportuno, è chiaro che l'Abruzzo rientrerebbe in questo piano e non capirei un'eventuale differenza di trattamento vista la condizione in cui stanno le province dell'area metropolitana di Chieti e Pescara. Purtroppo devo dire che i numeri continuano ad essere molto alti e la pressione ospedaliera non solo non si allenta, ma negli ultimi giorni, anche se non in maniera vorticosa, c'è, come dire, un rallentamento della crescita, ma continuiamo ad avere crescita nel numero di persone ospedalizzate. Questo va detto con chiarezza, perché il nostro principale parametro è sempre stato quello. L'assessore Nicoletta Verì si pronuncia anche sull'aumento di contagi nel Teramano. Rischio di nuove zone rosse? Sì, ci sono alcune zone della nostra regione che sono particolarmente colpite. Il motivo e la causa soprattutto deriva dalla variante. Il Comitato Tecnico Scientifico, che si riunisce due volte a settimana, valuterà poi in base agli indici che presentano le varie province, che presentano gli uffici e, diciamo, il dipartimento competente. Quando gli ospedali si riempiono non c'è solo un problema degli operatori e delle persone che si ammalano di Covid. Quando gli ospedali si riempiono siamo costretti a chiudere le altre terapie, a garantire soltanto le terapie tempo dipendenti e quelle oncologiche, quindi a ridurre sempre più il diritto alla salute di tutti gli altri cittadini. È questa la ragione per la quale quando dobbiamo registrare una pressione del genere siamo chiamati a fare delle restrizioni che sono dolorose, ma io spero e continuo ad invocare da parte del governo, che finalmente è entrato in carica, ieri ha completato anche con i sottosegretari il proprio organico, che adesso non si perda più tempo e che quel decreto ristori che è da Natale che viene annunciato, magari prima di Pasqua, sia davvero operativo e possa consentire alle persone di tirare un sospiro di sollievo e di essere minimamente ristorate del danno economico che stanno subendo.